Lutto De Filippi. Ecco quando tornerà in onda. Uomini e donne e amici sono due programmi di Maria De Filippi, che hanno sempre fatto compagnia al pubblico, durante la fascia pomeridiana. Mentre Uomini e donne va in onda per un'ora e mezza, Amici viene trasmesso nella sua striscia quotidiana, per circa mezz'ora. Dopo l'addio a Maurizio Costanzo i palinsesti sono stati rivoluzionati, ma la sospensione di questi due programmi è stata confermata. A quanto pare, per tutta la settimana in corso, non dovrebbero andare in onda, e si ipotizza che possano essere nuovamente trasmessi da lunedì 6 marzo. La stessa Mediaset ha fatto sapere che in un momento così complicato, si sta navigando a vista e perciò i palinsesti potrebbero variare. La De Filippi ha rimandato la registrazione di Uomini e donne, che ci sarebbe dovuta essere questa settimana. Perciò non avrebbe senso mandare in onda nuove puntate. In sostituzione di questi due programmi, secondo quanto si è detto, dovrebbero essere trasmesse puntate aggiuntive di Terra Amara, le repliche di Buongiorno Mamma ed anche dei film. Nel corso dei prossimi giorni probabilmente arriveranno informazioni sulla data in cui Maria De Filippi tornerà a registrare questi programmi. E sarà utile anche per capire la data di messa in onda. Per quanto riguarda invece la puntata domenicale di Amici, che è saltata anche la settimana scorsa e che sarebbe stata la penultima prima del serale, non si hanno ancora notizie concrete. La certezza è che la registrazione prevista per questa settimana è stata annullata. Mediaset potrebbe comunque decidere di mandare in onda questa domenica 5 marzo la puntata che è stata registrata la scorsa settimana. Questo però è ancora tutto da vedere, anche perché non mandare in onda queste trasmissioni con Maria De Filippi potrebbe essere una questione di rispetto nei suoi confronti. Lo stesso discorso infatti vale anche per C'è posta per te. Le puntate del programma sono quasi tutte registrate e quindi già pronte per essere mandate in onda. Per rispetto verso il momento particolare che la conduttrice sta affrontando, però, Mediaset potrebbe decidere di trasmettere un altro speciale, in ricordo di Maurizio Costanzo, rimandando il ritorno di C'è posta per te. Per il momento quindi è ancora tutto da stabilire, ma iniziano ad arrivare le prime notizie un po' più certe. Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con la decisione di non mandare in onda programmi già registrati o secondo voi avrebbero dovuto proseguire con la normale programmazione? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.